Wow, che bello. Sto leggendo questo libro di Khalil Gibran, Il Profeta, e sono estremamente catturato. Non è la prima volta che lo leggo, però ogni tanto lo prendo e lo leggo qualcosa perché comunque, vabbè, la storia è quello che è, però nel senso è bello anche leggerlo estrapolato. Intanto che stasera, infatti, cosa nuova, non leggerò una poesia strettamente, leggerò un pezzettino di questo. Intanto volevo ringraziare tutti voi che cominciate ad essere, non dico tanti, però cominciate a dare un senso al progetto e mi rendete bello questo mio da fare, non so come dirlo. Ad ogni modo, grazie. Continuate così, anzi, per se sei nuovo, se siete nuovi o se magari volete dire a qualche amico, accendete la campanellina qua sotto, mettete subscribe e così rimarrete informati sulle prossime uscite. Occhio e croce, una poesia ogni 2 giorni più o meno. E quindi stasera allora vi leggerò appunto un estratto di Profeta ed eccolo qua, partiamo. Microfono buono e vi leggerò dell'amore, una cosa nuova. Allora disse al Mitra, parlaci dell'amore. E lui alzò la testa e guardò il popolo, e una grande calma scese su di loro, e a gran voce disse, quando l'amore vi chiama, seguitelo, e anche se la via è dura e scomoda, e quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi in lui. Anche se la spada nascosta tra le sue piume può ferirvi, e quando vi parla, credetegli, anche se la sua voce può spezzare i vostri sogni, come il vento del nord devasta il giardino. Perché come l'amore vi incorona, così vi crocifigge, e come è per la vostra crescita, così è per il vostro sfiorire. Anche se sale alla vostra altezza, e carezza i rami più teneri che tremano al sole, così scenderà alle radici e le scuoterà nel loro aggrapparsi alla terra, come covoni di grano vi unisce a sé, vi scuote per ripulirvi, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina fino alla bianchezza, vi impasta fino a che siate cedevoli, e poi vi assegna al fuoco sacro per rendervi sacro pane per la mensa di Dio. Tutto questo farà l'amore per voi, perché conosciate i segreti del vostro cuore e nella conoscenza diveniate un frammento del cuore della vita. Ma se prese dal timore cercaste solo la pace e il piacere dell'amore, meglio sarebbe che copriste le vostre nudità e usciste dalla sua aia, nel mondo senza stagioni dove riderete, ma non tutte le vostre risate, e piangerete, ma non tutte le vostre lacrime. L'amore non dà che se stesso e non toglie che se stesso. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto, perché l'amore basta all'amore. Quando amate non dovreste dire Dio è nel mio cuore, ma io sono il cuore di Dio. E non pensate di poter dirigere il corso dell'amore, perché è lui che, se vi trova degni, dirige il vostro corso. Amore non ha altro desiderio che riempirsi, ma se amate e avete bisogno di desideri, siano questi: mescolarsi ed essere come un ruscello rapido che canta la sua melodia nella notte, conoscere la pena di così tanta tenerezza, essere feriti dalla vostra conoscenza dell'amore e sanguinare volentieri e con gioia, svegliarsi all'alba con un cuore alato e ringraziare per un altro giorno d'amore, fermarsi a mezzogiorno e riflettere sull'estasi dell'amore, ritornare a casa a sera con gratitudine e poi dormire con una preghiera per l'amato nel vostro cuore e un canto di lode
sulle labbra. Beh, io direi che non c'è da commentare nulla. Anzi, vi suggerisco di andare a prendervi anche voi questa poesia, rileggervela voi, interpretarla voi e sentire quello che ha da dire a voi. E dopo scrivermelo qui sotto. Per cui, puntata brevissima questa sera, perché sono stanco, perché direi appunto che commentare tanta roba non ha senso. E vi invito invece a appunto leggervelo voi, scrivermi i vostri pareri e così magari c'è uno scambio per tutti. Se poi volete che vi legga qualche altro, che probabilmente lo farò già io senza che me lo scriviate voi, ma qualche altro, per esempio qui c'è il matrimonio, che è una cosa che poi mi riguarda da vicino, qualche altro passaggio, ditemelo, che lo leggerò molto volentieri. Per oggi è tutto, vi ricordo di dirmi o scrivermi nei commenti qui sotto se volete che vi legga qualcosa, anche poesie, o se avete qualche libro particolare, appunto come in questo caso, che volete che vi legga, me lo dite, lo farò molto volentieri. Se non ho il libro, magari mi strapolate o mi mandate una copia del pezzo da leggere. Io sono Osmel, vi leggerò poesie o testi. Sono partiti con le poesie, abbiamo visto, arriviamo anche ai testi. Accendete la campanellina, subscribe e ci vediamo tra un paio di giorni, che non so, che oggi è venerdì, domenica, sì, occhio e croce domenica, forse lunedì direttamente. Grazie, buonanotte, buona giornata e ciao.